Ma in questi mesi è scoppiata questa pandemia che ha comunque, al di là, diciamo, dell'aspetto naturalistico della faccenda, delle precise responsabilità politiche, perché sono anni di tagli alla sanità, una situazione in cui per settimane è stata ridimensionata la situazione effettiva per pressione di Confindustria e per gli interessi dei settori capitalistici di questo paese. Quindi innanzitutto per dire che la responsabilità politica di quello che è accaduto ha dei nomi precisi e poi per dire che non intendiamo come lavoratori, studenti, disoccupati di questo paese pagare un'altra crisi, cioè quella che si sta prospettando. Mentre lo Stato italiano dà i prestiti alla FCA, a Benetton, alle grandi imprese, mancano ancora i soldi per la cassa integrazione di migliaia di lavoratori, strati dei lavoratori autonomi non ricevono i sussidi e in tutto questo, appunto, come al solito, i grandi capitalisti guadagnano, mentre poi la crisi viene fatta pagare ai lavoratori e alle classi popolari. Ecco, in questo stiamo cercando di lanciare un fronte unito delle lotte perché ci sono tante situazioni, lavoratori dello spettacolo e di ogni categoria che stanno scendendo in piazza. Noi pensiamo che sia importante unire tutte queste lotte in un unico fronte di rivendicazioni comuni per dire che la crisi la devono pagare i padroni.